E parliamo invece di un progetto sindaco che aveva una dotazione di 1.100.000 euro, era stato portato a segno dall'amministrazione di centrodestra ed era una cosa che la cittadinanza di Montescaglioso si aspetta perché ne necessita, ovvero la residenza per anziani e progetto Rosalba. Avete immediatamente pensato di delocalizzare quel progetto e quindi di spostarlo dall'ex casa comunale alla scuola Salvo d'Acquisto. Avete fatto forse un paio di volte la progettazione, avete avuto anche un fermo nel momento in cui avete espletato la gara, se non sbaglio, sindaco, l'avete rifatta. Adesso, a che punto sono i lavori della struttura? Dopo 5 anni possiamo pensare che quel finanziamento è salvo perché noi abbiamo visto che la struttura è ancora, diciamo, poi tra l'altro è ricaduta nella zona rossa e quindi qualche problema, insomma, sicuramente c'è stato. Quale risposta dobbiamo dare alle famiglie che chiedono un luogo dove almeno temporaneamente, far stare, far risiedere gli anziani oppure chi ha un problema di Alzheimer? Allora, io voglio partire dall'inizio. Quando abbiamo decolarizzato la questione, era una scelta che avevamo fatto in quanto la vecchia casa comunale veniva destinata, o meglio, ancora destinata per fare una struttura sanitaria efficiente, una struttura, un H24, H24 che è stato e respinto il rimane, no, non è progetto. stato respinto il progetto. Purtroppo qualcuno si dimentica delle cose, lo dico con molta tranquillità. Quando noi non siamo in grado, lui si trattava dello stesso linea di fondi poi da poter utilizzare. Nel momento in cui c'erano rimasti i residui, c'era da fare un discorso. Uno, se utilizzare quei soldi con la Regione Basilicata riguardava spendere a Montescaglioso o spendere a Pisticci, dove c'era la vecchia casa di cura che riguardava i carcerati, i deportati di una volta. Tant'è vero che se voi andate, quei soldi sono stati spesi lì, perché purtroppo il comune di A sfavore Montescaglioso di Montescaglioso. non Avete erano a un favore, progetto no, per non l'ex aveva. casa comunale adesso, Allora abbiamo il oggi? progetto, oggi abbiamo l'abbiamo presentato già allora, ma c'è stata una questione che qualcuno ci ha fatto lo scherzetto, invece di darcelo a noi, era più necessario per la regione realizzare quella struttura C'era un'altra per priorità. salvare Tinghi. Nella graduatoria noi ci siamo trovati dopo quella struttura lì. Ma io parto da un discorso molto semplice. Perché abbiamo fatto? Noi ci eravamo trovati con due strutture comunali, uno che riguardava giù il vecchio asilo nido che avevamo giù a Cinque Bocche, quello che abbiamo L'asilo, utilizzato, la l'asilo scuola materna. materna, e l'altra riguarda l'asilo Pellico, tutte e due strutture danneggiate dal terremoto e mai segnalata alla regione. Mai! Erano stati chiusi, la regione non sapeva niente. Quando io sono arrivato, posso dimostrarlo con carte, sono stato io a portarlo. E allora avevamo detto utilizziamo questa struttura, facciamo il progetto. Nella fase del progetto ci eravamo accorti che con gli stessi soldi, invece di ristrutturare, ricostruendo, avevamo una struttura nuova, automaticamente abbiamo optato per una nuova struttura. Abbiamo fatto la gara, facciamo una prima gara, l'ufficio parte. Si dimentica a un certo punto, non invita le imprese locali. Io sospendo la gara e rifacciamo la Ecco gara. perché è Non è che stata l'abbiamo rifatta. fatto due volte, cioè ho sospeso la gara, ho dato dei tempi, ho fatto invitare le imprese locali. Facciamo la gara, lo vinco, andiamo avanti nel fare i lavori. Fate la Dopodiché, prima la prima progettazione. è la progettazione della ricostruzione. Andiamo avanti, Fate la siamo seconda pronti rip per partire. Abbiamo fatto, nel momento in cui siamo pronti per partire, benissimo, succede la questione della frana, diventa zona rossa, La frana è stato il primo non è freno. possibile ricostruire, ma si può fare la riparazione. Allora che succede? Noi cerchiamo di decolarizzare. Avevamo anche individuato un suolo che è nella zona della lottizzazione della banana di Ciccio Sullo. Lì c'è un suolo che ha avuto la parrocchia Santa Lucia, che lo metteva a disposizione. L'impresa, questo discorso saldava l'impresa, ci volevano. Dovevamo fare tutto da capo, l'impresa si è impuntata, ha detto io voglio scindere il contratto per colpa vostra. Il comune di Montescaglioso doveva spendere 100.000 euro, che
che con i danni che ci hanno prodotto gli altri, è bene che si dica questa cosa, noi non avevamo, perché i debiti fuori bilancio non ci permettevano di poter utilizzare una lira, quindi erano 100.000 euro, significava perdere il finanziamento. Ci siamo tornati indietro, hanno cominciato a discutere e abbiamo trovato i tecnici che hanno detto che quella struttura era possibile recuperare facendo determinate opere strutturali. E quindi avete fatto una nuova progettazione e abbiamo rifatto la lavori. Progettazione. Abbiamo nel frattempo, io non le dico come funziona la regione e come funziona la burocrazia italiana, ma anche l'ente che era preposto come ente capofila, il comune di Irsini. I tempi lunghi, siamo arrivati che dovevamo partire, partiamo senza soldi. Allora l'impresa voleva l'acconto, abbiamo perso la dotazione, già ce l'avevate, già abbiamo sulla ereditata. Carta avevamo la dotazione, quindi la procedura era che il comune dirsi che deve la regione poi doveva accreditare, poi tieni presente che questi fondi, poi c'era il patto di stabilità, no? Perché tutti dobbiamo vedere qui, sono andati dei tempi lunghi, abbiamo iniziato i lavori e siamo partiti e i lavori stanno lì. Nel frattempo l'impresa, siccome questi ci sono delle strutture diciamo fatte apposta perché mantengono la struttura, si ordina, doveva ordinare, aveva bisogno dell'acconto, perché queste strutture incideranno quasi un 100-150 mila euro, sono dei materiali tecnici che vengono messi ai muri, supporto alla struttura. Bene, nel momento in cui sono arrivati i soldi l'impresa ha ordinato per vedere questi qui, quindi non sono strutture che lo convengono, fatti apposta. Nel fare apposta è successo il caso. I lavori sono rallentati. I lavori sono sospesi, però il comune di Montescalo sa l'intera somma. Io l'altro giorno ho chiarito che con la misura di trascinamento i lavori devono continuare. Sto aspettando che la regione, abbiamo fatto un'audizione, sto aspettando che da un momento all'altro mi comunichi che i lavori riprendono e quindi la struttura sarà fatta. Quindi, e faremo la struttura esattamente quella. Certo, gli imprevisti che abbiamo subito in quella struttura, l'ho detto alla regione tante, sono stati i tempi di trasferimento dei soldi. E purtroppo queste cose oggi nessuno dimentica. Il patto di stabilità, le imprese mette in ginocchio e le imprese quando fanno i lavori poi ti ricattano se non lo paghi. Però noi, grazie a Dio, oggi siamo nelle condizioni, abbiamo l'intera somma noi di lì. Di lì abbiamo l'intera e quindi ci auguriamo, sindaco, che dovremmo più presto andare avanti, riprendere i lavori. Riusciamo a dare una risposta alle famiglie. Dovremmo andare, ma non è colpa mia, né colpa di qualche altro. Se c'è una cosa che io dico sempre qui sopra, è che uno, io la mattina quando vengo seguo tutto questi qui, e lo seguo passo per passo anche a potere, perché il bene comune, questo è il motto che noi abbiamo sempre detto, è quello di dare i servizi alla cittadinanza. Una risposta che i cittadini si attendono è la scuola media, era nel vostro progetto, avete ereditato un cantiere, un contenzioso forse anche, e l'area è ancora, forse andrebbe ripensata anche perché le condizioni sono un po' cambiate. Tra poco riparte un lotto. Allora, questa è una bellissima notizia. Partiamo da due cose, no? Io faccio una riflessione e lo dico. Noi abbiamo speso, quando parlo noi, amministrazione, non mi riferisco a questo, Comune di Montescaglione, 400.000 euro per realizzare una porcheria di una fornace che non ha nessun valore storico. E questo ci ha permesso, hanno permesso di modificare e ho realizzato un progetto che non c'era nessun progetto approvato. Ma fatto così, mancavano stati avanzamenti, ci ha portato con l'avvocato Piselli che ci fa da consulente 3 anni a discutere per cercare di risolvere. Quando abbiamo risolto abbiamo rifatto il progetto, no? Abbiamo rifatto il progetto, oggi con la ditta oggi riparte, no, dunque. È partita già. L'abbiamo già consegnato, doveva partire prima di Pasqua, logicamente l'impresa subito dopo Pasqua i lavori inizieranno. E veniamo a dire tutto, noi abbiamo oltre questo, l'impresa voleva l'intera somma, però noi abbiamo recuperato circa 700.000 euro lì. E l'impresa voleva tutta la somma per lavori che dice che ha fatto in più, poi farà capo. Noi ci siamo cautelati, abbiamo fatto,
non comunque c'era è in piedi ancora un contenzioso, però i lavori potrebbero ripartire. Ma è chiaro, l'impresa, noi abbiamo fatto un'offerta reale all'impresa, perché giustamente l'impresa, chiedo all'amministrazione passata, c'era uno stato d'avanzamento mai pagato di 400.000 euro, voglio sapere perché, ce l'abbiamo ereditato noi, ce l'abbiamo qui a dormire. Però al di là di tutto oggi abbiamo questo qui. Io voglio ricordare, ma qualcuno si è dimenticato che noi abbiamo fatto un progetto per le città? Nel progetto delle città ci eravamo interessati di quest'area e sì, in, del quartiere. In particolare dell'area viale, viale Giovanni XXIII. Forse quello spazio sindaco della scuola media oggi andrebbe ripensato, andrebbe colta l'occasione di pensarlo in modo diverso in base alle esigenze di oggi. Come allora, l'avete noi intanto lì, lo dico con estrema chiarezza, quando abbiamo fatto un progetto per le città, dove avevamo interessati, messo al centro quest'area, dove dicevamo in quel discorso lì, dicevamo che ormai, visto che le scuole avevano altre esigenze, di utilizzare solo la parte di sopra che collega la vecchia scuola media, mentre le altre due, diciamo i due piani, uno la parte di sotto che è prevista anche in questo progetto, cioè è previsto sia per quanto riguarda la palestra coperta, che noi non ne abbiamo, ma è previsto anche un anfiteatro per i ragazzi per poter utilizzare. Con avendo zona di oggi il palazzetto dello sport, no, ma noi lo utilizzeremo pensare, perché il palazzetto dello sport abbiamo costi eccessivi per quanto riguarda gli allenamenti, questo lo dobbiamo dire. Noi andare a riscaldare il palazzetto dello sport costa fare un allenamento di un'ora, invece avendo una palestra lì, una struttura che serve per la scuola, ma serve anche per fare attività per le persone, per le società che vanno la sera, significa ridurre i costi. Noi dobbiamo pensare anche a ridurre i costi e quindi l'idea è questa qui. E queste due strutture sono esattamente previste, uno nel primo progetto che abbiamo appaltato questi giorni e il secondo, compreso tutta la struttura, nel secondo progetto del milione. Dopodiché, noi in quell'epoca avevamo immaginato che in quella rialzata potesse essere utilizzata come una struttura, come dire, da un punto di vista per fare delle strutture pubbliche. Avevamo invitato in quell'occasione, sia io ero andato personalmente alle poste, alla direttrice delle poste, e sia alle banche, per dire, volete una struttura quindi degna, una struttura pubblico-privata, da poter anche... Quella permetteva a noi di realizzare una certa cifra, quella cifra sarebbe servita per ristrutturare, per sostenere, perché ormai era così. E noi l'avevamo messa all'interno, come avevamo messo all'interno i parcheggi dietro a Condangelo, dove c'è il suolo di Guadagno e dei fratelli Condangelo, lì dietro, che doveva essere una struttura di parcheggio, con un'area sopra per fare il mercatino rionale lì, quello era previsto lì, come era previsto anche che prima o poi dobbiamo arrivare, che tutto via Indipendenza, compreso viale Giovanni XXIII, deve essere una strada a senso unico, perché tutti quanti qui parlano di inquinamento, però nessuno qui dice che le strade più inquinate di Montescaglio sono esattamente viale Giovanni XXIII e viale e via Indipendenza. Sicuramente sindaco, è necessario che la nostra città ripensi un po' alla questione viabilità anche del centro deve storico. Ripensare. Di questo parleremo sicuramente nei nostri prossimi incontri. Ma su questo noi vorrei stiamo concludere lavorando. Chiedendole un chiarimento alla luce di tutto quello che è emerso in questi giorni sulla stampa a proposito dell'installazione dell'autovelox sulla SP3175, tra annullamenti di multe, sentenze che annullano e poi gli altri che vengono, posso chiederle, ma come è nata questa idea? Effettivamente volevate fare cassa, volevate evitare degli incidenti? Chi c'è dietro? Chi privato? Partiamo da una questione molto semplice. Allora, intanto, questo è un progetto Ministero Trasporti, l'ACI e i vari comuni, dove all'interno di questo qui non è previsto che l'autovelox deve stare acceso in tutti i giorni. Infatti, quando l'autovelox funzionava, il mese di settembre ha funzionato 15 giorni, a ottobre 12 giorni, a novembre 7 giorni e a dicembre 3 giorni. Quindi doveva funzionare alternamente per avere la sicurezza e non doveva avere il problema di quindi fare. Quindi è una questione di sicurezza. Di sicurezza, la prima. La seconda cosa, e ce lo diciamo, lo dico qui, era nato
che il comune di Montescaglioso, oltre ad avere degli utili che potevano servire per sistemare le strade del paese, visto che non possiamo fare mutui per sistemare la segnaletica e cose, era previsto nel progetto che i fondi della COS dovevano servire per la formazione della sicurezza nelle scuole e fornire al comune la videosorveglianza. Bene, noi abbiamo presentato un progetto di videosorveglianza. Perché eravamo sulla videosorveglianza? Noi abbiamo avuto in questo comune, di notte sono venuti, hanno sfasciato due banche, hanno pigliato le cose, non hanno portato. Bene? Nessuno ha visto niente in questo comune, pur se essendo, la gente avrà sentito almeno del nessuno. E le banche, quando se ne sono andate, tutti quanti stanno a lamentarsi e se ne vanno. Il paese non ha sicurezza. Noi vediamo nell'ambito del paese furti. Io non ho mai detto che sul comune qui è stato rubato la PEC del nostro dirigente, compreso la firma digitale del nostro dirigente all'interno degli uffici. Non ho mai detto che noi abbiamo strutture qui che non sono sorvegliate. Con la videosorveglianza che abbiamo presentato, c'è in prefettura, il comune di Montescalzo, tutti diciamo, i monumenti pubblici, le vie d'accesso, saranno tutte quante video. Quindi vedi che l'autovelox, che comunque serve non doveva per stare la sicurezza, lì, serve per la sicurezza. Serve per finanziare la sicurezza. Il comune adesso di Montescaglioso. Come andrà a finire? Andrà a finire, ci sono delle discussioni. Noi abbiamo da parte nostra interessato i nostri tecnici, l'ACI pure. E quindi l'ACI era l'altro attore, il comune, l'ACI. L'ACI e basta, erano i due attori principali. Poi con la convenzione che era una legge fatta dal Ministero dei Trasporti. Avremo, io credo, se mi fanno il parere, secondo i nostri avvocati, la P3, la strada SP3, la strada provinciale SP3, corrisponde alla 175, ex 175. Secondo alcuni della nostra prefettura, dicono che la SP3 non è la 175. Perché sul decreto non esisteva nel 2012 la SP3, ma esisteva la 175. Qualcuno dice di no, tant'è che se uno legge anche le cose fatte dalla prefettura, dice non è bene precisare dove. Noi abbiamo i certificati della provincia e poi possiamo accertare noi, no? I punti in cui sta attualmente messo il tutto dell'autovelox corrisponde esattamente sulla 175 dell'epoca. Quindi tutto potrebbe essere messo in discussione. Noi siamo in questo momento e abbiamo chiesto un incontro. Io appena ho tutto questo, mi recherò da Sua Eccellenza il prefetto per dire che noi siamo contrari e ho avuto mandato dalla Giunta di poter procedere contro le decisioni che ha fatto. Nella mia prima intervista del 2011 lei si definì il sindaco di tutti, una guida per i giovani assessori a cui insegnare a gestire la cosa pubblica nel miglior modo possibile per il bene comune. Questo me lo disse, sì. E fu pubblicato anche sul quotidiano, sì, della Basilicata. Avete iniziato con un'amministrazione composta da PD, DV, PSI, UDC, FLI e Associazione Alba. Siete diventati poi a metà strada una giunta monocolore, una giunta PD possiamo dire. Oggi, dopo 5 anni, cosa pensa di aver lasciato ai giovani amministratori? E oggi lei ambisce ad una ricandidatura per guidare il paese per altri 5 anni? Se le lo chiedessero, si ricandiderebbe per un secondo mandato? Allora, la prima cosa che devo dire, quando siamo partiti eravamo con delle coalizioni. Dopo, durante il cammino, qualcuno è venuto meno. Ma voglio dire, oggi noi siamo ancora l'associazione Alba, il PD, c'è anche all'interno il FI che faceva parte, è venuto meno la parte socialista, ma non quella politica, e l'UDC, quella socialista mai, l'IDV non esiste più, purtroppo è così, se esisteva l'UDV non esiste, quindi è inutile che, l'unica cosa è stata l'UDC, ma nell'ambito di questi voglio dire con molta tranquillità, i personaggi che ora stiamo parlando, che all'epoca facevano parte di questa coalizione, non appartengono più a quelle organizzazioni politiche,
tant'è che quelle organizzazioni politiche fanno parte della coalizione di centrosinistra, la regione, la provincia, gli altri comuni, ma da noi non ci sono. Certo, non possiamo noi immaginare che uno non aderisce al partito oppure per modo che lui intende diverso al suo partito se ne vada al suo partito. Hanno costituito comunque in consiglio comunale un gruppo a parte. Un gruppo che non c'entra, non ha una visione politica. Noi siamo partiti da una coalizione politica. Oggi quello che dobbiamo costruire è una coalizione politica. Io parto da un presupposto molto semplice. Ho sempre detto, fare delle associazioni o fare delle organizzazioni al di fuori di quelle che è la politica, sono sempre stato contrario, perché la gente deve sapere qualcuno che è responsabile. È responsabile la persona, sì, io sono responsabile come sindaco, ma rappresento una visione politica. Io alla fine mi riconosco. E la vostra giunta dunque, quale visione politica rappresenta? Noi a quel punto oggi abbiamo all'interno di noi, della giunta attuale, abbiamo il FLI, abbiamo l'associazione ALBA, è rimasto il PD. Queste tre organizzazioni sono rimaste all'interno della giunta, quindi è inutile che andiamo a dire, anche se avevamo tentato di recuperare alcune altre situazioni, che non ci è stato dato la possibilità, non che non abbiamo voluto dare la possibilità. Questo è uno. Cosa avete lasciato ai giovani amministratori? Allora, intanto io ho lasciato ai giovani amministratori prima di tutto l'onestà e lavorare per la bene comune. In questa amministrazione non si è verificato nessun, anche se ci sono stati degli accenni di favoritismo per sfruttare quelli che sono quello che possono essere i vantaggi di questa amministrazione, non l'abbiamo permesso a nessuno e l'ho pagato di persona anche con delle infamie. Io non ho mai denunciato nessuno, mai. Ho fatto gli atti che ritenevo giusto. Mi riferisco a un caso in particolare. Io, al di là di andare a dire è andato, si può andare in caserma. Oggi quelli che hanno denunciato quella persona stanno insieme. Io non ho mai denunciato nessuno, perché la politica è così onesta, è così semplice, però uno deve fare quelle che sono le conseguenze. Che devo dire? Io ho lavorato, me ne devono dare atti tutti, ho lavorato questi 5 anni nell'interesse del bene comune. Oggi uno, ancora oggi, anche il mio partito mi fa delle sollecitazioni. Io sono ancora, voglio dire, diciamo, ecco, non ho ancora deciso, diciamolo così, ma sono più stanco per vedere così la gente di sé che... Io ho visto oggi molto entusiasmo, insomma, nel raccontare... No, no, ma io ti dico di più, dico di più. Io, se dovessi raccontare quello che ho fatto, quello che ho messo in essere per i futuri amministratori, la prossima volta che ci incontreremo ti farò vedere con gli atti, quelli che hanno fatto gli altri, che scrivono una lettera e rimane lì. Invece il sottoscritto non lascia alla pubblica, a coloro che mi sostituiranno o che verranno, solo una lettera, ma lascia progetti concreti, finanziamenti concreti, lavorati nel tempo. Credo che ci sono molte cose da fare per questa comunità. Sono in una fase di riflessione, diciamo così, di riflessione, perché ritengo che potevamo fare di più. Potevamo fare di più su questo concetto. Non ha risposto alla mia domanda. Quale domanda? Se le chiedono. Me l'hanno già chiesto. Ecco. Me l'hanno già chiesto e io ho risposto che sto riflettendo e sono stanco. Anche se sto avendo sollecitazioni, vedremo. Non ho ancora. Non le manca l'entusiasmo? Non è l'entusiasmo, è la cordata delle persone che dobbiamo fare per il bene comune. Io parlando con amici ritengo che Montescaloso attraverso un momento difficile ha bisogno di coesione. Se la mia persona possa essere una coesione, io sono disponibile a entrare in gioco. Se la mia persona possa essere un momento di disaggregazione, possa incidere, compagni, io sono disponibile a mettermi da parte e lavorare come ho sempre fatto nella mia vita per il bene comune di questa mia città, Montescaloso. Io, tutti mi possono dire, ma io sono montese, quindi tutto mi... Sindaco, ci lasciamo momentaneamente con questo momento di riflessione, ci vedremo sicuramente in una prossima puntata del Punto, dove magari si confronterà con, come abbiamo detto prima, con gli altri protagonisti della politica. Ormai ci accingiamo, la campagna elettorale è già iniziata e quindi rimando anche quanti ci stanno seguendo e che sicuramente seguiranno questa importante intervista,
l'intervista e li rimandiamo a seguirci sul nostro sito. L'augurio di buona Pasqua a tutti i mondesi. Auguri di buona Pasqua a tutti i mondesi. Grazie Sindaco.